E non fare cazzate. Apri la cassa, stronzo. I soldi sul bancone. Sei sordo. La vuoi aprire quella cassa del cazzo? No, signore. Non ha il diritto di portarmi via questo denaro. Ha lavorato sodo per guadagnarlo. Non può farlo. Che cazzo dici? Tu sei malato nel cervello. Tu non capisci. Io ti ficco un fottuto proiettile in mezzo agli occhi se non fai quello che ti dico ora. Non dovrebbe rubare i miei soldi, signore. Quelli sono miei. Se ora vuole uscire, credo che sia troppo tardi. Cazzo, brutto stronzo, apri la cassa! Guarda che ti faccio fuori! No, signore, non posso farlo. Ti ammazzo, amico, lo giuro su Dio! Ti faccio saltare quella testa di cazzo! Se al treno non aperto, giuro su Dio che ti faccio saltare la testa! Uno! Non c'è quasi niente nella cassa. Vorrà uccidere un uomo per pochi spiccioli. Due? Non è giusto, signore. No, no, non è giusto! Tre! Roberto. Dichiaro in arresto. Hai il diritto di rimanere in silenzio. Scott! Oh mio Dio! Che fai? Chiamo la polizia. È già stata chiamata dall'assassino. Siamo il suo capro espiatorio, capisci? Dobbiamo andarcene da qui. Che vuoi dire? Non c'entriamo nulla con la sua morte. Ci trovavamo qui e basta. Non abbiamo molto tempo per trovare Sean Mars. L'ultima cosa che voglio è perdere una giornata alla polizia a spiegare l'accaduto. Allora, cosa facciamo? Tieni d'occhio la porta. Io cerco di togliere tutte le impronte che abbiamo lasciato. Facciamo in fretta. La polizia sarà qui a minuti. Che fai, Lauren? Se entra qualcuno, finiremo nei guai. Sono i suoi libri contabili. Forse cercava i proprietari delle Royal quando è morto. Lascia perdere, dobbiamo andarcene subito.
manca ancora molto. Potrebbe arrivare la polizia. Ho quasi finito. Ecco fatto. Hai tolto tutto. Quello che ho potuto. Non dovrebbero riuscire a rintracciarci. Forza, andiamo. Paura che mi avresti cacciato via. Voglio solamente che tu riesca a salvare il tuo adorato figlio. E quando tutto sarà finito, voglio essere al tuo fianco. Mi dispiace, Ethan. Mi dispiace, davvero. In ginocchio! E mani sopra la testa! Calma, amico. Non puoi scappare. Sei circondato. Porca troia! Sveglia! Loren! Presto! Le mie pillole! Nel cassetto lì! Shelby! Torna qui! È un ordine!
molti hanno tirato un sospiro di sollievo. La polizia ha annunciato di aver trovato Sean Mars vivo, a più di 4 giorni dalla sua scomparsa. Sean era stato segregato in un pozzo dall'uomo noto come l'assassino dell'origami.